Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento il nuovo Xiaomi Redmi Note 4X. Si differisce dal predecessore per il cambiamento di processore. Adesso monta uno Snapdragon 625 con 3 GB di RAM. Per il resto le caratteristiche tecniche sono praticamente le medesime, un display Full HD IPS da 5 pollici e mezzo, abbiamo una memoria interna da 32 GB espandibile, dual SIM, fotocamera da 13 megapixel la principale, 5 megapixel la frontale. È un telefono LTE, ovviamente manca la banda 800 come su tutti praticamente i telefoni di Xiaomi. Andiamo a vederlo da vicino, devo dire che è molto bene, ben assemblato, i tasti sono sulla scocca. Qui sotto abbiamo il microfono più lo speaker, ingresso micro USB, da questo lato abbiamo l'ingresso per le due nano SIM micro SD, jack da 3,5, qui abbiamo l'infrarossi, forellino per la riduzione del rumore, da questo lato bilanciere del volume, tasto di avvio spegnimento standby. Molto bello nella colorazione oro, abbiamo il fingerprint che funziona a dovere, cam da 13 megapixel e flash dual tone. Andiamo ora a sbloccarlo, come vedete lo sblocco è veramente molto veloce, il display è un IPS molto luminoso, batteria da 4100 mAh che ci consente di arrivare a sera con un uso veramente pesante e anche oltre. Per quanto riguarda la parte telefonica, a parte la mancanza della banda 800, devo dire che funziona egregiamente, si sente bene, non ci sono buchi di rete, tranne che nelle zone coperte da tale banda. Per ricevere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Possiamo apprezzare l'audio, che è veramente di buon livello, andiamo a sentirlo in ambito musicale. Ok, andiamo nei nostri brani locali, solito Thunderstruck. Come potete sentire è veramente molto elevato. Il modello in nostro possesso è arrivato da Checked, dove viene venduto a 179€, e monta la ROM Global. Ovviamente abbiamo la MIUI, che ben conoscete, e in questo caso si appoggia su Marshmallow 6.0.1 ed è la 8.1, come potete vedere, MIUI Global 8.1 Stable. Stabile, è scritto già direttamente in italiano, come vedete ha lingua italiana, Play Store è già installato, io non ho dovuto fare niente se non prenderlo e utilizzarlo e divertirmi. Per quanto riguarda la fotocamera, vi ho detto, non è eccezionale, soprattutto in interno tende a perdere abbastanza definizione, come possiamo notare, un attimo che lo giriamo, almeno lo vediamo un pochettino meglio, questa è fatta senza flash, come vedete tende a sgranare. La situazione migliora quando si va all'esterno, possiamo vedere che ha una buona definizione, i video sono invece un po' traballanti, diciamo che non è stato fatto un lavoro particolarmente buono sulla parte video. Ci avviciniamo un attimo così le vediamo un po' meglio, scusate sono uscito, dovevo andare qui in album, images. Nonostante sia un IPS, il nero devo dire che ha una buona gradazione, colori abbastanza naturali, leggera saturazione del giallo. Però colori fedeli alla realtà, possiamo vedere che il rosso è rosso. Ok, torniamo di qua, andiamo nei video. Sì, no, perfetto, c'ero già, scusate, sto giocando un po'. Questo è un video 4K a 96 fps, viene riprodotto senza alcun problema. Come vedete anche i colori, ribadisco, sono belli, niente assolutamente nulla da dire. Andiamo nella parte browser, riallontaniamoci leggermente, andiamo sul solito Sky TG24. Come vedete è anche molto rapido, questo è un bel processore, affidabile. Richiediamo il sito in desktop, qui poi siamo anche facilitati dalla nostra fibra che è veramente di buon livello, chiudi, grazie, un secondo che finisce di caricare, va bene, ricarica, impossibile raggiungere il sito, siamo stati fortunatissimi, ok, c'è stato un attimo un buco di rete, come vedete, anche fin troppo sensibile a volte il display, richiudi ancora,
pinch to zoom, buona sensibilità, il pannello ha una buona sensibilità ed è di buona fattura. Per il resto, come al solito, non abbiamo il drawer, è un'interfaccia, come bene conoscete, senza drawer, è una MIUI di conseguenza. La conoscete benissimo, qui sotto abbiamo tutti i vari shortcut e quant'altro. Ok, andiamo ora a chiudere tranquillamente e vediamo come funziona Real Racing. Tempi di caricamento, almeno ho fatto qualche partita, sono a mio modo di vedere nella norma. Anche qui l'audio, come potete sentire, è ben potente. Devo dire che a livello audio mi è piaciuto. Passano, guardano dentro, mi guardano come se fossi un pazzoide, ma il tempo è quello che è, quindi facciamo tutto in negozio. Ok, andiamo ad incassare, continua, carriera, NASCAR. Andiamo a prendere un circuito che abbiamo già fatto. Va bene questo. Gara. E cerchiamo di stare possibilmente a fuoco e non ribaltare il cavalletto. Questo è il cavalletto di cui avevo fatto la recensione, devo dire che è molto stabile. Diversamente da quello che ho a casa io, che ormai è semidistrutto. Ok, un secondo che mi rimetto in riga. Buona sensibilità. Movimenti minimi, si riesce a manovrare molto bene, non si notano perdite di frame. Ok, rientriamo pure nella home. Come vedete è sempre molto veloce. Possiamo vedere che avevamo ancora quasi un giga disponibile di RAM. Insomma, fondamentalmente un terminale dal rapporto qualità-prezzo molto elevato, ci è piaciuto come ci erano piaciuti i precedenti. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone.